È stato un concerto di Natale indimenticabile per l'Istituto Comprensivo Leopardi. Nell'auditorium della scuola il coro degli alunni della primaria si è esibito condividendo la scena con un ospite speciale, ovvero il baritono di fama internazionale Nicola Laimo. Artista da anni adottato da Pesaro, Laimo ha una figlia che frequenta proprio la Leopardi e ha accettato di duettare con i bambini regalando alla scuola uno splendido dono natalizio. Per cantare con i bimbi e per i bimbi è per me un giorno veramente importante, molto bello, perché è appagante ricevere i complimenti dei più piccoli, che come sappiamo sono forse le creature più dirette, no? Sono le creature che ti dicono in faccia la verità. Quindi quando un bimbo ti guarda così curioso e ti dice: ma tu come fai a cantare? Oppure: ma tu hai una bellissima voce, ma tu canti bene. Allora sono i complimenti più sinceri, più diretti, e ti fa immensamente piacere. Per me è veramente un privilegio e anche un'emozione forte in questi giorni di festa, poter essere a contatto con i bimbi, e quindi sono molto felice e contento di essere qui. Fra arie del Barbiere di Siviglia e sonorità tipicamente natalizie, emozioni di studenti e applausi dell'istituto scolastico, che nell'occasione ha visto Laimo accompagnato dalla prima esibizione pesarese dell'Orchestra Sinfonica delle Scuole Marchigiane Eroica. Sono particolarmente orgogliosa di avere questa orchestra qui, perché debutta a Pesaro. Cioè, a Pesaro non c'è mai stata un'altra occasione per esibirsi, e si esibisce da noi e con il maestro Laimo. Beh, cosa voleva di più? Insomma, effettivamente penso che si possa comprendere la nostra, come dire, un po' di emozione. Mi piace sottolineare che la nostra scuola non è a indirizzo musicale, però facciamo di tutto per offrire alla nostra utenza una vasta, come dire, varietà di offerte culturali, e questa quindi rientra in queste. E sono contenta che il maestro Laimo, con tanta umiltà, abbia accettato di partecipare a questo evento, e gli sono particolarmente grata, perché il maestro Laimo ha un calendario fittissimo di impegni. Domenica mattina ad esempio era in Senato a cantare, a esibirsi alla presenza di Mattarella, e domani io so che già riparte, e quindi siamo veramente onorati di questo evento. Detto questo, sottolineo che il maestro Laimo si esibisce in maniera totalmente gratuita, però l'evento ha dei costi dovuti essenzialmente all'orchestra, e siamo stati aiutati a svolgere questo evento dalla generosità di qualche sponsor. Parlo di Marche Multiservizi, inoltre il Conad di Via del Novecento, che è stato molto, ma molto generoso nei confronti dei bambini.